Oh, eccoci qua ragazzi, belli siete, buonasera, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike, nella casa del pane e baloni in questa nuova live reaction. Ragazzi, appena iniziata c'è subito un calcio d'angolo per la Fiorentina, perciò ragazzi guardiamolo in diretta perché non so quello che succederà. Spinte, mica spinte, insomma formazione un pochettino rimaneggiata, no? Con Maignan in porta, Calabria a destra, a sinistra Teo Hernandez, intanto nel frattempo il calcio d'angolo è andato a buon fine. In mezzo Cho, Tomori, a centrocampo Reinders, Musà e Pobega, e in attacco Chukwueze, Pulisic e Jovic come prima punta, grande ex, speriamo, non so mai, magari fa un gol alla sua ex squadra, dubito, beh, neanche se gioca da solo. Però partiamo subito con i pronostici. Andre, 3-0 Milan, super fiducioso il mio Andreino, non vedeva l'ora che iniziasse il campionato. Carla, 2-1 Milan, super fiduciosa, io la vedo molto molto male. E io vedo, va bene, 1-0, gol di Jovic, azzardo, anche se non sono proprio sicuro, però poi alla fine magari riusciamo a portarla a casa proprio col gollettino dell'ex. Sofì, tu vuoi dire la tua, vai, pronostico? 0-0, e lei è un po' più abbottonata, 0-0, un bel pareggiotto, dai ragazzi, speriamo in bene, eh? Nel frattempo ragazzi vi invito come al solito ad iscrivervi al canale per chi ancora non l'avesse fatto, iscrizione e attivazione della campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto, un bel likeettino per sostenerlo e soprattutto ragazzi nei commenti fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di contenuti così continuiamo a farli. Cioè sono passati 21 minuti, sembra che è 3 giorni che giocano. Sì, ogni giorno 7 minuti è il 21esimo. Bravo, sei bravo in matematica. Hai visto? Allaga, allaga. No, aia, che brutto fa. Oh, chi è che ha tirato? Pulisic. Dai Teo, bello, bello Teo. No, questo Chukwueze non sta in piedi, oh. Ma non sta in piedi questo qua. Ma quella doveva mettere di prima in mezzo. C'era Jovic, vabbè che c'era Jovic. Dai, dai ragazzi, dai Pulisicchino. No, dai Pulisicchino. Oh, Jovic! Oh, rigore, oh, calcio di rigore, minchia! E chi lo tira? Matteo era. Beh, però scusami, perché è munizione, ultimo uomo davanti alla porta è rigore, è espulsione, è quello, scusami. Cioè. Ma perché rigore e espulsione è doppia penalità. Ah, ok. Ma a me mi sembra che però... Allo scadere poi proprio 46esimo, che secondo me che taglio ha, che taglio c'ha, ma no, ma da quando si è fatto i capelli colorati normalmente. No! Allora Teuccio, anch'io. Ah, ma c'ha la B normale, ma cos'è se c'ha di marancia? Milan se riesce a vincere oggi è come fare 6 al Superenalotto. Il trequartista. Beh, a dopo. Oh, eccoci qua ragazzi, è iniziato il secondo tempo già da 2 minuti. Problemi tecnici. No, ma Jovic è sfigato. Se non fa gol manco morire. Capito, fa al 90esimo, lo fa, se lo dico io. Dai, 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 Chukwu! Mamma, cos'è sta roba? Madonna mia, ma però... Se vuoi saperlo, quello era un giro. Ma scusa, ma la ripartenza sulla nostra azione? E andiamo... Bravo, Andrea.
bravi, bravi. Dai, 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 tre, tre loro e quattro noi. No, parla. Ma noi siamo una squadra di barzellette. Pobega. Bellissimo! Oh! Mamma mia, sempre un pelo meno forte. Ma guarda te che abbiamo la ripartenza. No, non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso che. Da che dobbiamo andare in porta noi a che vanno a far loro il contropiede? No! Ma cosa fa? Ma no, ma tu non che partita sta facendo? Ma sì, dai. Dai, è arrivato il momento del gol della Fiorentina, dai, l'abbiamo capito, è lì. È lì, è lì, è lì, sta maturando, dai. Sta maturando, ci siamo barricati in difesa, non usciamo più col pallone, ragazzi. Mamma, che squadra. Che squadraccia. Mamma Loftus, mamma Loftus. No, non posso davanti al portiere. No, ma questo qua è proprio un per***o. Comunque questo ragazzo è proprio un per***o. Davanti alla porta. Ma fai lo davanti alla porta. Ma che fai lo scavetto? Ma metti sta palla dentro. In bocca al portiere. Mamma mia ragazzi. Mamma mia ragazzi. Ce ne vuole per far per sbagliare certi. Ce ne vuole. Oh, porca miseria. Ce ne vuole ragazzi. Pobega, l'unica cosa che devi fare è cercare di contrastare, non lo fai neanche. Però, scusami, c'era sempre una stanza. Oh, che rido, poverino! Sai come ti batte il cuore? Oh, ma 15 anni! C'è di te, vai, allo stadio c'hai 70.000 persone che urlano. 7 minuti di recupero. Mi sembra. Ma io non ho capito, ma perché 7 minuti di recupero? Cos'è che c'è stato? No, segna Martinez qua. Non c'è niente. Madonna, cosa ha parato? Ma come ha fatto a parare la palla? È impossibile! Ma no, ma è impossibile parare una palla del genere! 2 minuti in più. Guarda! In faccia l'ha presa! Ma era Martinez quarta, hai visto? Guarda in faccia l'ha presa! Ma lì butta sull'arbolino, ma scusami! No, lì non l'ha parata, il giocatore gliel'ha tirato in faccia. E però cazzo non ha avuto paura che butti sulla palla. Però chi di chi era? Vai, bravo Flore! Vai Flore! Si è autolanciato Florenzi! Ma chi? Finita, oh. Che buccia del culo!